il primo colloquio, addirittura prima dell'esperimento, ragazzi, sono sempre su Enthusiver, siamo su Beyond Due Anime, altro gioco di Quantic Dream che stiamo adorando, mi sta piacendo tantissimo. Vedete, ancora prima dell'esperimento abbiamo una Jodie bambina. Stiamo utilizzando Aiden direttamente, quindi. Siamo nei guai, smettila. Sostituisce il dottor Matthews, sarà lui che si occuperà di te ora. Sembra molto gentile. Entra, vuole conoscerti. Dunque, ecco qui, molto spesso dobbiamo capire l'interazione giusta da fare. Questa è la mamma di Jody. Jody, ti sta aspettando. Sì, vado subito. Ciao, Jody. Vieni pure. Mi chiamo Nathan. Nathan Dawkins. Io ho pensato che ci avrebbe fatto bene chiacchierare un po', giusto per conoscerci meglio. Solo se sta bene anche a te, sia chiaro. Jody, il mio lavoro è studiare strani eventi e poi provare a spiegarli. Come le cose che ti capitano, vero Jody? Poi spallucce. Tua madre mi ha detto che hai un amico invisibile. Dimmi, questo amico c'è da tanto tempo. Da quando sei nata. È un fantasma? O forse è lo spirito di qualcuno che ci ha lasciato? Puoi disegnarlo per me? Dobbiamo tenere premuto, ragazzi. Devo cambiare dito, scusate, sempre il problema al pollice io. Ti spiace se lo guardo? Così, questa cosa è il tuo amico, è delegato a te con una specie di filo. Lui è qui adesso. Puoi dirgli di fare qualcosa? Allora, ecco qua, scusate, devo ricordarmi sempre come entrare nella modalità di Aiden. E abbiamo rotto il computer, eh? Tu gli dici cosa fare e succede. Io non gli dico cosa fare, nessuno può. È come un leone in gabbia. Noi due siamo legati. Non può scappare.
e questo lo fa arrabbiare. Ma non è colpa mia. Io vorrei che se ne andasse. A volte mi fa veramente paura. È stato lui a farti questo? No, sono stati mostri. Sono stati mostri, ragazzi, quindi abbiamo visto il primo colloquio. Hai disegnato Aiden, potevamo anche non disegnarlo. Abbiamo mostrato i poteri di Aiden, quindi benvenuta nella CIA. Quindi noi tra l'episodio dell'ambasciata e l'esperimento, ma dopo la festa sembra, c'è il nostro ingresso nella CIA. Stanza. Sarà tua per i prossimi 3 anni. L'addestramento comincia alle 5, sii puntuale. Forza, Holmes, dacci dentro! Salda! Devi darti lo slancio per procedere! Rapida! Così, Holmes! Avanti! Non ho tutto il giorno! Sembrano quegli addestramenti dei Marines, ragazzi. Questo è ancora tutto tutorial, ragazzi, mi sa. Al riparo. Miri, spari. E ancora al riparo. Chiaro? Ah, ragazzi. Apertura. Coraggio, Jody, pensa. Pensa. Molto bene, recluta. Sbarazzati di quei barili.
probabilmente c'è anche un modo per far ricadere più velocemente. Ma noi siamo andati come veniva. Quindi addestramento, ragazzi. Ah, abbiamo sentito un iPad. Ci riproviamo, ragazzi. Se i bracci giù si muovono verso destra, muovi la levetta di destra verso destra. Sotto la pioggia. Continua. Muoversi, recluta. Questa non è una cazzo di scampagnata. Non è semplice, ragazzi. Mantieni le due sfere sulla ferita. Non è semplicissimo, ma ci possiamo guarire con lo spirito. Questo le sto facendo anch'io in palestra, ragazzi. Sono belle e dolorose, eh? Non capisco. Dobbiamo cliccare R1 così. Ah, ok, R1 così. La vedo dura qua, eh? Male. Stancante, eh? Il gol è lì, quindi. Ok. Dunque dobbiamo... Ugh!
Non ci ha visto, meglio così, ragazzi. Possiamo salire da queste scale? Beh, sapete, dall'alto una visuale migliore. Decisi. Come insegnava Tenchu all'epoca, ragazzi? In quanti di voi hanno giocato i Tenchu? Capolavori per l'epoca, veramente, videogiochi stupendi. Dunque, forse qua si veniva... Ah no, possiamo saltargli in testa, l'Assassin's Creed. Ecco qua. Non male, Jody. Ma se non fosse stata una prova, saresti già morta. Se non fosse stata una prova, non avresti nemmeno potuto aprire quella bocca, Ryan. I miei complimenti, Holmes. Ce l'hai fatta. Benvenuta alla CIA. Grazie, signore. Sì, Jody. Benvenuta tra noi. Ehi, ce l'hai fatta! Bel lavoro, Jody! I miei complimenti! Dunque, ragazzi, abbiamo completato l'addestramento. Benvenuta nella CIA. Quindi, sei in ottima forma. Non sei stata individuata durante l'addestramento, sei un'ottima lottatrice. Ecco qua, soldato perfetto. A quanto pare abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare per ottenere il nostro trofeo. Ok, tra l'ambasciata e a pezzi, che non... Forse a pezzi era la parte che avevamo visto all'inizio, braccata. Ciò che era successo nella foresta. Allora, dunque, vediamo cosa possiamo fare. Ah, ci dovevamo svegliare grazie all'aiuto di Aiden. Lui può causare freddo, ragazzi, Aiden, nelle persone, come vedete. Era successo anche durante la festa. E poi uno spirito giocherellone. Dunque, ci stiamo giuggerellando con Aiden, come vedete. Non possiamo dirigerci oltre, sebbene questa inquadratura è veramente bellissima da vedere come l'hanno realizzata. Allora. Aspettano il treno. Questa maledetta pioggia sembra proprio aver voglia di pioggia. Hanno i cani. Ordini dall'aria. Massima priorità.
della CIA è in cerca. Alto tradimento. Almeno così ho so. Mai visto. Il cane sente la presenza, però avete capito? Perché ci sta ringhiando. Dunque dobbiamo usare Aiden per svegliare Jordi, perché sennò la polizia ci troverà. Aiden, ascolta, ti ho detto che... Buonasera. Controlli di routine. Siete pregati di favorire un documento. Documenti? Signorina, ritorni al suo posto, la prego. Merda, è lei! È lei! Fermati, polizia! Circondata! Apri subito! Aiutami, Aiden! Apri la porta, la puttana! Ragazzi, non è molto semplice muoversi in questa situazione su un treno in corsa, poi ce l'abbiamo fatta, brava Jordi. L'addestramento dai suoi frutti. Metti le mani bene in vista. Cazzo. Servono rinforzi. Sta scappando. Ah, un campo d'energia, ragazzi. I poteri, come vedete, evolvono della nostra Jordi.
E dunque, con questa zona notturna, ragazzi, qua, io vi saluterei qui. Vi ringrazio di aver seguito il terzo episodio di Ivire, ancora Ivirein, ragazzi, Beyond Due Anime. Mi sbaglierò sempre fino a fine playlist. Quindi lasciamo Jodie nella ferita, spaventata nel bosco, e ci vediamo per la quarta parte, che vi registro ovviamente subito. Mettete un bel like se vi è piaciuto l'episodio, oppure iscrivetevi al canale per sapere appunto quando la quarta parte andrà online. Alla prossima, ciao ciao ragazzi.